Raffaele Laricchia di meteo.net. Allora, la prima domanda è scontata. Veniamo da una settimana caldissima. Ferragosto, come sarà? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ferragosto, voglio dire, la situazione non cambierà più di tanto, continua il dominio dell'anticiclone, quindi sarà un Ferragosto molto caldo, stabile ovunque. Avremo un leggero ulteriore aumento delle temperature, probabilmente sfioreremo 37-38 gradi nelle aree interne, soprattutto nella provincia di Chieti, in area interna della Pescarese. Qui avremo temperature molto, molto alte. Il disagio bioclimatico più elevato sarà sulle coste nel pomeriggio, dove avremo comunque elevati tassi di umidità. Farà caldo poi anche in serata, sia per le temperature elevate attorno ai 30-31 gradi, sia per l'umidità attorno al 70%. Settimana post Ferragosto ci sarà una tregua, sì o no? Settimana post Ferragosto, sì. Allora, l'inizio sarà comunque ancora molto caldo, questo tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno finalmente a cambiare, infatti quindi c'è una interessante novità: subentrerà aria più fresca dal nord Europa che riuscirà finalmente a spazzare via il grande caldo, quindi riportare le temperature quantomeno nelle medie del periodo, a tratti anche al di sotto, arriverà anche qualche temporale, tutto questo a partire da mercoledì e poi soprattutto da giovedì. Sarà una tregua momentanea, ovvero tornerà poi ancora caldo sul finale di agosto, o sarà una tregua che poi ci porteremo fino a settembre? Domanda interessante. Quella della prossima settimana potrebbe essere una piccola svolta che potrebbe traghettarci all'inizio ormai dell'autunno meteorologico, che come sempre inizierà a inizio settembre. È probabile infatti che dalla prossima settimana torneremo in un regime più consono a quella che è l'estate mediterranea, quindi temperature nella norma. Senza dubbio quest'estate sarà ricordata nel tempo perché al momento è una delle più calde di sempre in Italia, ovvero da quando esistono le rilevazioni delle temperature, quindi quantomeno degli ultimi 100 anni più o meno. Sicuramente sarà ricordata perché non solo abbiamo avuto dei picchi termici estremi, quello di Siracusa di qualche giorno fa, l'Embrema, il nuovo record europeo di caldo, ma più che altro per il numero di giornate calde, con massime oltre i 30-35 gradi. Praticamente da inizio giugno, che l'anticiclone subtropicale si è letteralmente radicato tra l'Algeria, la Tunisia e il Mediterraneo. Quindi, come se un'intera massa d'aria calda subtropicale secca si è spostata verso nord e vi è rimasta praticamente per 2 mesi. Anche per questo motivo è stato molto, molto difficile riuscire a scalfirla, per questo appunto che ha dominato incontrastato per 2 mesi.